In attesa che il Consiglio federale, in programma mercoledì 20 maggio, ponga la parola fine sull'attività dilettantistica, quindi anche del calcio a 5 che rientra nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, c'è una società che nella passata stagione ha fatto la parte del leone riuscendo a vincere tutto quello che c'era da vincere, riuscendo a centrare la promozione in Serie B e solo il Covid-19 ha finito per privarla di altri prestigiosi traguardi. Stiamo parlando dello Sporting Sala Consilina, che proprio nel primo giorno dopo il lungo lockdown, mentre tutte le altre società cercano di capire come muoversi, si presenta con la prima notizia in tema di mercato. Per dare inizio a quella che sarà la prossima stagione, si è deciso di partire dall'allenatore e la scelta è ricaduta sulla riconferma alla guida tecnica di Darcy Folletto, una scelta che era nell'aria considerando l'ottimo lavoro svolto dal timoniere brasiliano alla sua prima esperienza sulla panchina. È un onore poter continuare questa avventura insieme a Mr. Darcy Folletto, dice il patron Giuseppe Detta. Un rinnovo meritato, frutto delle grandi doti personali e tecniche. Folletto, aggiunge, ha guidato la squadra in modo impeccabile. L'auspicio è quello che con l'inizio della nuova stagione si torni alla normalità. In ogni caso, dice Detta, noi saremo pronti per essere protagonisti anche nel campionato di Serie B.